9.50 del 6 ottobre 1935, appena 4 giorni dopo l'inizio delle ostilità italo-etiopiche, le avanguardie italiane entrano nella città di Adua senza incontrare alcuna opposizione. Quel che trovano è una città che, pur incastonata tra favolose montagne azzurrine dalla forma bizzarra, scrive Giovanni Curatola, offre ai conquistatori la sua arretratezza, poche case e tanta miseria. Al punto che i paesani affermano: Italia ha liberato noi, noi aspettare mangiare. L'avvenimento della presa di Adua suscita in patria sentimenti di notevole commozione. L'opinione pubblica nostrana infatti esulta compatta, anche grazie all'insistere che la propaganda di regime aveva fatto sulla necessità di lavare l'onta del 1 marzo 1896, quando il Negus Menelik, con il grosso del suo esercito, aveva inflitto agli italiani una sonora sconfitta militare. Inferiori di numero, circa 15.000 contro 75.000 nemici e notevolmente limitati da una serie di carenze logistiche e di collegamento, oltre che dagli errori tattici del generale Baratieri che li guidava, in quell'occasione gli italiani vennero quasi sterminati. Le reazioni non si fecero attendere e le sommosse violente scoppiate in tutto il paese costrinsero l'allora capo del governo Francesco Crispi alle dimissioni. Il rapido e quasi assoluto successo del 1935, dunque, serve anche a far dimenticare i drammi di 40 anni prima, che avevano 4.000 italiani immolati nel vallone dell'Amba Alagi. Il nuovo conflitto aveva dunque preso agli occhi del popolo i colori di una guerra di riparazione legata a miti e motivi di grande impatto emotivo radicati in un tempo decisamente prefascista. Alcuni storici addirittura affermano in proposito che anche a fronte di tale notevolissimo impatto emotivo e ideale, il giorno della presa di Adua segna l'apogeo del regime mussoliniano, assai più del successivo 9 maggio 1936, proclamazione dell'impero. Il consenso era al massimo e il sentimento degli italiani era schierato unanime al fianco del fascismo. Quel giorno, hanno scritto alcuni, anche dubbiosi, diffidenti, coloro i quali mai si erano immischiati di politica, i pavidi e gli ignavi entrarono spontaneamente a far parte della folla acclamante nelle piazze. Perfino gli antifascisti lasciarono da parte risentimenti e ripicche per abbandonarsi alla commozione comune. Anche i cronisti impazzirono quel giorno. Il Corriere della Sera, nel dare il resoconto degli avvenimenti, scriveva che le campane hanno suonato a gloria e le sirene hanno acceso urulati nel cielo. Passa la vittoria sfavillante in un baglior nel cielo. A ricordare questo importante e sentito avvenimento non poteva mancare un adeguato inno celebrativo. È appunto Adua, il cui testo è a firma di Nino Rastelli e la musica è stata scritta dal compositore Dino Olivieri con sorprendente rapidità. Secondo alcune fonti, infatti, il brano venne cantato per la prima volta addirittura il giorno stesso della liberazione della città e senz'altro il giorno successivo, il 7 ottobre, quando tutto il paese si commuoveva all'idea che finalmente Adua era stata vendicata e liberata, come recitano i versi della canzone di Olivieri e Rastelli. Un brano dal ritmo fluido e dal tono solenne che inneggia alla vittoria finalmente ottenuta e la dedica ai caduti di 40 anni prima, che manifestano insieme ai vivi la loro gioia. S'alza tra le lacrime di gioia e di passione una visione. Sono i martiri che un dì questa terra ricoprì. Ombre color di sangue, nel sol che langue, cantano così. Adua è conquistata, risorgono gli eroi. S'alza tra le lacrime di gioia e di passione una visione. Sono i martiri che un dì questa terra ricoprì, ombre color di sangue, nel sol che langue cantan così. Adua è liberata, è ritornata a noi. Adua è conquistata, ritorna a
vendicare.